Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di Snap, il moschettone comunemente chiamato, e nell'approfondimento, ecco, della conoscenza di questo accessorio per la pesca spinning, ci facciamo accompagnare in questo discorso dal nostro amico Battista del canale Feba Fish, che do il benvenuto tra noi su Planet Spin. Benvenuto Battista. Ciao, ciao a tutti, ciao Luigi, grazie per l'invito. Oggi in questo appuntamento qui con gli amici di Planet Spin parliamo dello Snap, il moschettone, no? Che è un accessorio che molte Certo. volte viene anche un po' snobbato perché potrebbe essere un dettaglio di secondo ordine, però capiremo che poi effettivamente è un accessorio davvero davvero importante, che può compromettere il nuoto con cui il nostro artificiale può muoversi durante l'azione. Sì, ho iniziato a pescare sin da piccolo, quindi naturalmente iniziando dal torrente al surf casting per poi passare allo spinning. E da 2 anni ho aperto questo appunto canale di Feba Fish, che poi sicuramente troverete anche il link in descrizione. Quindi grazie veramente. Grazie a te, grazie di esserti presentato qui tra noi di Planet Spin. Siamo tra amici, le nostre registrazioni, le nostre live sono praticamente una chiacchierata tra amici, quindi Certo, mandiamo via queste assolutamente. ansie, queste preoccupazioni, perché ecco, è questo lo spirito con cui portiamo avanti le nostre iniziative, quello di condividere le nostre esperienze personali per crescere e migliorare insieme. Allora, ci faremo accompagnare da una serie di slide di riferimento per meglio capire anche il discorso e aiutare anche chi ci segue a mantenere un filo logico. Allora, gli snap, il moschettone comunemente chiamato, che viene utilizzato sia nella pesca a spinning in mare, in acqua dolce o in ambiente salmastro, praticamente viene utilizzato in tutti gli habitat, può essere utilizzato in tutti gli habitat e non solo nella pesca a spinning. Alcune tipologie di moschettoni vengono utilizzate anche in altre tecniche di pesca. Ovviamente noi ci dedicheremo a quelle utilizzate prettamente nello spinning. Partiamo con il dare delle informazioni generali. Ecco, il moschettone è realizzato con un filo metallico. Può avere delle forme diverse e delle dimensioni diverse, però il suo obiettivo principale è quello di mettere in collegamento la nostra lenza terminale, il nostro filo, con l'esca artificiale per favorire un rapido cambio di esca. Nella prima slide che abbiamo preparato, Battista, Sì, diamo esatto. le caratteristiche principali per cui viene contraddistinto lo snap. Certo, assolutamente. Infatti, quello che appunto distingue gli snap sono magari appunto la prima cosa che è il materiale. Ci sono tre principali caratteristiche, no? Quindi il materiale è importantissimo. Per esempio, abbiamo un materiale che è in titanio, quindi quello che è anche quello un po' costoso, no? Quello un po' più pregiato, se vogliamo dire così. Poi ci sono quelli in acciaio inox, che sono quelli un po' più comuni, che sono comunque anche molto buoni, anche molto resistenti, però poi ci sono anche le leghe metalliche, quindi c'è veramente tanto, quindi dal titanio all'acciaio inox alle leghe metalliche. Sì, è vero, anzi aggiungo a quello che tu stavi dicendo che mentre per un utilizzo in ambiente marino, spinning saltwater, vengono privilegiati i materiali in acciaio inossidabile o il titanio, come dicevi tu, che è un materiale che ha un costo purtroppo elevato, però ci permette, ecco, di raggiungere Sì, resistenze e esatto. trazioni davvero importanti. Ne possiamo trovare anche in leghe metalliche che non sono trattate contro l'ossido causato dalla salsedine, che vengono utilizzate maggiormente in acqua dolce. E quindi noi dobbiamo, nel momento dell'acquisto, saper riconoscere anche il materiale di cui è
è composto, con cui è realizzato lo snap. Ti rilascio la Sì, parola. esattamente. Infatti poi magari anche una seconda caratteristica da appunto valutare è la forma, perché noi sappiamo che di forme ce ne sono tante, come per esempio quella, da quella ovale a quella longilinea a quella un po' più curvata. Quindi qua in questa slide appunto vediamo vari tipi di snap. Quindi vedete un po', no? Anche dal punto di vista del filo. Perché ci sono alcuni snap che hanno un filo, poi ne parleremo anche dopo, un po' più robusto da quello un po' più sottile, che servono appunto per caratteristiche diverse. Quindi le forme, come avete visto, ce ne sono veramente tante e bisogna capire e captare per quale utilizzo ci possono servire. Poi naturalmente abbiamo anche appunto a quello che mi stavo collegando prima, che è la dimensione. Quindi serve anche capire la grandezza, la resistenza, perché ogni tipo di snap con una grandezza diversa ha una resistenza diversa appunto per la grandezza del filo. Esatto. Allora io mi soffermo di nuovo sulla slide che abbiamo fatto vedere in precedenza per quanto riguarda la forma. E in questo caso, ecco, ce ne sono davvero un'infinità. In questa slide ne abbiamo aggiunte una Qualcuna. decina, no? Ma sono soltanto piccola parte perché anche navigando il web o vedendo il materiale che ha a disposizione il negoziante sotto casa, ne potremo trovare molti, molti altri. Per quanto riguarda la forma, e ritorno un attimo alla slide precedente, è molto importante la forma perché per quanto riguarda lo spinning, già l'esca artificiale ha una sua dimensione, un suo baricentro, un suo bilanciamento e una forma aerodinamica, sia per la fase di volo durante il lancio che idrodinamica per quanto riguarda la resistenza all'acqua durante l'azione di nuoto. E la forma dello snap ci condiziona il movimento dell'esca, perché ci sono delle forme, come tu dicevi, più arrotondate, longiline, affusolate, che non impediscono né tantomeno modificano l'azione di nuoto dell'esca, però ce ne possono essere di altre, come per esempio questo in basso a sinistra, che Sì. ecco, ha una forma un po' particolare, per cui nell'utilizzo nella pesca spinning, magari faccio un esempio in acqua dolce, dove teoricamente si utilizzano degli artificiali un po' più piccoli. Piccoli, sì. Ecco, utilizzare una forma simile anche con dimensioni piccole, secondo me un po' sbilancia quello che è il nostro sistema pescante perché influisce sulla reazione idrodinamica dell'artificiale durante la fase di nuoto. Allo stesso modo, e ritorno di nuovo alla slide precedente, interrompimi qualsiasi momento per aggiungere qualcosa, Battista. Volevo fare un altro appunto sulle dimensioni. Hai parlato di dimensioni, la grandezza Sì, del filo, esatto. la resistenza, quindi anche in base al tipo di spinning che dobbiamo fare, rivolto ad una taglia specifica di un pesce predatore, noi dovremmo capire qual è la dimensione propria, come larghezza, lunghezza dello snap e il filo che caratterizza questo accessorio, perché dovremmo scegliere quello adatto alla tipologia di pesca che facciamo. Ho messo nella parte destra sempre di questa slide la stessa forma dello snap che si differenzia sia per dimensioni, quindi larghezza e lunghezza dello snap, ma anche per filo metallico per cui è realizzato. Per cui dobbiamo capire che questo dettaglio influenza l'azione di nuoto dell'esca artificiale, come abbiamo detto prima, ma anche la resistenza eventuale in caso di cattura, perché se noi utilizziamo un'esca troppo grossolana ci sbilancerà l'esca. Però, caso contrario, se noi utilizzeremo uno snap troppo piccolo, eventualmente avremo la fortuna di incappare una bella cattura, ecco, potremo assistere alla rottura di questo. Di questo accessorio. È vero? Infatti sì, al piegamento, abbiamo visto, insomma,
ci è anche capitato di aver, magari si sta pescando a light e può succedere che ci sia un grande predatore o un predatore nelle vicinanze e di conseguenza non si è preparati. Quindi bisogna sempre capire anche gli spot, cosa può girare, no? Perché magari si può aprire e se si Sì. apre si può perdere appunto anche l'artificiale e anche il pesce, insomma. Infatti, proprio per questo mi dai il là in quello che è il nostro prossimo argomento che tratteremo, i pro e i contro nell'utilizzo dello snap. Perché dobbiamo ben capire qual è la destinazione d'uso che noi ne facciamo e riuscire a interpretare correttamente se noi abbiamo bisogno o meno di questo accessorio. Vado avanti. E ti lascio la parola per quanto riguarda la definizione di questa slide. Bene, per quanto riguarda i pro, veramente una cosa straordinaria la velocità di innesco del nostro artificiale. Uno dei pro, appunto, degli snap è il cambio molto repentino, molto veloce di un'esca. Quindi, di conseguenza, se noi stiamo pescando e magari vediamo delle cacciate, quindi magari eravamo, che ne so, a jig sotto, vediamo delle cacciate a galla, possiamo rapidamente sganciare, mettere un working the dog e insomma pescare. Quindi un altro, questo è un pro, il primo pro. Il secondo pro potrebbe appunto essere noi possiamo salvare, come appunto c'è scritto qua, il terminale. Cosa significa? Se ad ogni lancio o a ogni cambio di esca io cambio, taglio il filo per rilegare, perdo tantissimo terminale. Lo snap, appunto, ci dà la possibilità di non perdere e tagliare il terminale, quindi tempo, ma anche ci teniamo il terminale, altrimenti poi avremo un terminale piccolissimo, ecco. Sì, talmente piccolo che poi a un certo punto dovremmo rifarlo, no? Perché sappiamo bene che lo spinning, aggiungo giusto due considerazioni, lo Certo. spinning è fatto di momenti e di situazioni che possono capitare quando meno ce lo aspettiamo. Quindi noi siamo magari un giorno intero a pesca, però in 5 minuti succede quello che non è successo una giornata intera. E quindi in quel momento là dobbiamo essere pronti eventualmente a fare un cambio veloce di artificiale. Magari stiamo pescando, faccio un esempio per far capire meglio a chi ci segue di cosa stiamo parlando. Siamo in uno spot, stiamo pescando con un'esca che è molto leggera e ci permette di raggiungere, di fare lanci precisi, ma non di raggiungere grandi distanze. Parlo di un piccolo minnow da 10 centimetri, per fare un esempio, e raggiungiamo 20 metri di distanza di lancio. Però ci notiamo che a 30-35 metri ci sono delle mangianze di tonni, no? Per fare un esempio, se siamo in pesca in mare. E quindi noi dobbiamo raggiungere quella distanza che non potremo mai fare con l'artificiale che abbiamo innescato. Quindi cosa dobbiamo fare? Nel giro di un batter d'occhio dobbiamo cambiare artificiale e mettere uno che ci permette di arrivare lì, magari un metal jig oppure un lipless esche senza paletta che, tagliando meglio l'aria, riescono a raggiungere quelle distanze. Quindi abbiamo davvero dei secondi che fanno la differenza fra riuscire a fare delle catture e stare ore e ore a lanciare senza avere nessuna chance di cattura. E quindi in questo caso utilizzare uno snap che ci permette di fare un cambio veloce di esca è indispensabile, è un dettaglio che noi non possiamo fare a meno di considerare nelle nostre battute di pesca. Allo stesso modo, per quanto riguarda il discorso del terminale che facevi prima, se ogni volta dobbiamo fare il Sì, nodo esatto. alla nostra esca, ogni volta che cambiamo, io personalmente durante una battuta di pesca di un paio d'ore cambio 30 volte artificiale, li utilizzo a rotazione anche per colore differente e quant'altro, quindi sarei più tempo a tagliare e fare i nodi che altro. Certo, Quindi sono d'accordo con assolutamente. questi pro principali, ma ce ne sarebbero anche altri. Però adesso andiamo insieme ad analizzare i contro. Bene, per quanto riguarda i contro, per esempio, dobbiamo appunto valutare un po' quello che dicevamo prima, il peso extra che può influire su un artificiale, o meno.
Quindi di conseguenza noi dobbiamo sempre valutare il tipo di pesca che vogliamo fare, se sia in acqua dolce, sia in acqua salata, che tipo di esca userò per quelle ore, per non avere appunto il contro sullo snap che magari potrebbe essere pesante per quello artificiale. Sì, aggiungo una mia considerazione, perché aggiungere un peso extra che può essere anche un piombo in testa alla nostra esca artificiale, perché molte volte capita che qualcuno fa l'errore di aggiungere un peso sull'esca, magari per permetterci di arrivare più lontano. In effetti noi andiamo a sbilanciare l'esca artificiale e diciamo andiamo a fare una variazione su quello che è il motivo per cui è stata progettata. Quindi, soprattutto per le esche molto leggere, come potrebbero essere esche che si utilizzano in fiume o a light spinning, utilizzare un moschettone, uno snap troppo pesante rischia di sbilanciare l'esca e di appesantirla in testa. Vuol dire che se noi stiamo utilizzando delle esche galleggianti, floating, utilizzando un moschettone troppo pesante oppure un moschettone di dimensioni importanti, faremo caso contrario, l'esca da galleggiante diventerebbe affondante e quindi Fondante. variando diametralmente le condizioni di utilizzo per cui è nata anche l'esca. Certo, come in questo caso, questo si collega benissimo al secondo aspetto che è appunto la rottura. E diciamo che dobbiamo cercare di usare uno snap consono anche se magari a volte peschiamo, magari, faccio un esempio, peschiamo a light. E io ho uno snap con un filo molto fino e di conseguenza vedo delle grosse cacciate, di conseguenza lancio e rischio, perché potrebbe essere un rischio, no? Pescare un bel predatore, però ho lo snap fino, quello mi rischia appunto la rottura. Aggiungere anche il discorso del filo per cui è realizzato, anche la forma, infatti in basso a A destra destra, sì. ho messo, proprio per questo, per agganciarmi a questo discorso, uno snap che non è legato, diciamo, su se stesso. Quindi in questo caso, utilizzando questa tipologia di snap, questo ci fa rischiare tanto rispetto alla maggior parte degli altri snap inseriti in questa slide, che in teoria, ecco, ci permettono di pescare con efficacia senza preoccuparci tanto dell'apertura. Quindi è molto importante la forma e le caratteristiche proprio dello snap per non rischiare rotture accidentali. Ritorniamo. Appunto, suggeriamo di non usare quello in basso a destra perché è già aperto e quindi quello potrebbe essere appunto motivo di Sì. perdita del pesce e poi insomma anche dell'artificiale. E poi per quanto riguarda il terzo punto, appunto la visibilità. Quindi credo Luigi che dobbiamo sempre valutare con quale esche noi andiamo in pesca. Per non avere uno snap grande, enorme, su un artificiale piccolo, no? Quindi, per esempio, abbiamo degli snap che magari sono più o meno, faccio una misura di 1 cm e pesco con un artificiale da 4,5 cm o 5 cm. Beh, quello non solo sbilancia, però anche la visibilità può influire poi sulla decisione del pesce. Cioè, non so se mi sono spiegato. Sì, è vero, ti do perfettamente ragione, perché noi facciamo di tutto per acquistare invisibilità del nostro sistema pescante. Fili sottili, fluorocarbon invece del classico nylon per una maggiore rifrazione della luce. Quindi facciamo di tutto per presentare nel migliore dei modi la nostra esca artificiale al pesce. Ma quando poi invece inseriamo delle tipologie di moschettoni, degli snap molto grossolani su presentazioni magari piccole, ecco, rischiamo di buttare al vento tutto il lavoro, le considerazioni fatte per affinarci anche tecnicamente con gli accessori di pesca. E per quanto riguarda l'azione di nuoto, se noi scegliamo
ripeto, uno snap consono all'artificiale piuttosto che al filo, e avrò un'azione di nuoto migliore sul mio artificiale. Quindi bisogna sempre appunto valutare e capire come dovrà funzionare il mio artificiale, e di conseguenza userò anche lo snap adatto. Sì, aggiungo a quello che tu hai detto, che sposo perfettamente, che oltre alla forma che in qualche modo può sbilanciare l'esca durante il nuoto, anche le dimensioni sono davvero importanti, la reazione idrodinamica al nuoto. Inoltre, in alcuni casi è addirittura sconsigliato inserire il moschettone perché si tratta di a volte possiamo usare delle esche talmente bilanciate e perfezionate nella loro forma e dimensione che qualsiasi variazione di peso influisce in maniera negativa sul nuoto dell'artificiale. Anzi, aggiungo, in tanti casi noi notiamo che sull'esca artificiale è presente lo split ring, il classico anellino. Ecco, questo è un ulteriore aumento di peso del nostro sistema pescante. Quindi, un'esca piccola, gli mettiamo anche lo split ring, gli mettiamo inoltre lo snap. Ecco, il nostro complesso diventa davvero difficile da gestire. Inoltre, in alcuni casi è consigliato inserire lo split ring fra il moschettone e la nostra esca artificiale perché ci migliora l'azione di nuoto, perché utilizzando degli snap non propriamente adatti per la pesca spinning, in tanti casi può capitare che noi andiamo a limitare il modo in cui agisce un po' da fulcro il nostro snap. Per cui la cosa che possiamo fare sempre è utilizzare moschettoni, diciamo specifici per la pesca spinning. Tra questi, io mi sento di consigliare quello in alto a sinistra. Delle dimensioni giuste. Delle dimensioni Infatti, giuste. Luigi, volevo chiederti, era una domanda che avevo dall'inizio, volevo fartela. Volevo sapere il tuo snap preferito, o meglio, con quello che peschi di più perché ti ci trovi o perché per la forma, qual è appunto? Allora, hai fatto una domanda molto sensata, che però nella sua semplicità ha bisogno di una risposta complessa. La risposta, come sempre, è dipende. Dipende da alcuni fattori che sono quelli che abbiamo detto fino adesso, no? La tipologia di prede, la tecnica, gli approcci light, ultralight oppure più pesanti. Quindi andrò verso un modello o l'altro a seconda anche della tecnica che faccio. In ogni caso, per dare anche de delle risposte, per darti delle risposte, per farti vedere quali sono gli snap che io utilizzo maggiormente, sono quelli in alto a sinistra o a destra in alto, quelle delle quattro dimensioni. Sì, eccolo, Tuttavia, sì. anche per queste esche ci sono, scusami, per questi snap ci sono dei pro e dei contro da considerare, perché mentre per quanto riguarda questo in alto a sinistra che viene realizzato in diverse forme, scusami, in diverse dimensioni, molte volte succede che questo baffetto che tu vedi sotto molte volte capita che va a toccare verso lo split ring o l'esca stessa, per come è fatto il musetto dell'esca, e quindi alcune volte mi va a bloccare dei movimenti. Dipende molto dall'esca. Caso contrario, invece, quello che non succede con uno snap come questo a destra, dove vedi le quattro dimensioni, dove una pancia, uno snap un po' più panciuto, difficilmente andrà a bloccarti il movimento dell'esca, l'azione di nuoto vera e propria. L'unica cosa però, questi snap qui a destra hanno il contro, ecco, che sono un po' più grossolani dal punto di vista della dimensione,
ecco, no, molte volte non li preferisco per questo motivo e anche perché, mi ricollego sempre alla tua domanda, dipende anche dalla condizione del mese in cui sto pescando, Dalla condizione perché climatica, capita, insomma. anche sì, perché a me capita di fare delle pescate anche in montagna, per esempio, in interno fiume, un lago, o anche ad una, diciamo, altezza dal livello del mare molto importante, quindi laghi di montagna, fiumi di montagna. E in inverno, o avendo le mani bagnate o con il freddo, molte volte è difficile proprio aprire il Aprire, sì, baffetto è dello vero. snap, diventa molto fastidioso e anche doloroso in alcuni contesti. Per cui, ecco, la risposta è nella sua semplicità, necessita di una risposta articolata. Anzi, nel contesto proprio invernale, mi sentirei di consigliarti questi in basso a destra, che però, perché sono facili per far entrare e uscire le scarpe artificiali, però, ecco, li sconsiglio a prescindere per il fatto che in caso di grosse catture si Certo. aprirebbero e quindi non avrebbe senso. In conclusione, ecco, di questo nostro percorso che abbiamo fatto, quello che consiglio di fare ai nostri amici che ci seguono è comunque di fare delle prove con l'esca artificiale e la stessa esca artificiale con diversi snap per capire, ecco, qual è quello ideale per le nostre caratteristiche di utilizzo e scegliere quello che fa al nostro caso, quindi non limitatevi ad utilizzare sempre lo stesso snap, ma cercate anche di variare e di fare attenzione a questi dettagli che molte volte sono quelli che fanno la differenza, in pesca. Certo, sono assolutamente d'accordo, d'accordissimo. Ok, in conclusione ti lascio la parola per i saluti finali, se vuoi aggiungere qualcosina. Sì. Grazie a tutti, grazie a Luigi e buona serata. Per il momento è tutto, ringrazio di nuovo Battista del canale FebaFish che vi invito a seguire e noi ci vediamo il prossimo video. Come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!